un dramma nella musica italiana, nella musica pop, non solo pop, ma anche insomma in generale nella musica italiana, nel cantautorato italiano. Pino Daniele è stato, senza retorica, uno dei più grandi cantautori degli ultimi 40 anni in Italia. Ha un repertorio musicale che compete quasi con quello, compete con quello di Battisti, con quello di De André. Un repertorio immenso. È morto poche ore fa di infarto. Wikipedia dice nella sua casa in Toscana. Altre notizie danno morto al Sant'Eugenio. Poi andremo di Roma, all'ospedale di Roma, al Sant'Eugenio, arrivato in condizioni disperate. Questo poi dovremo andare ad approfondire con calma, ma purtroppo la notizia certa, almeno che qui si scrivono tutti, purtroppo, e ci siamo svegliati stamattina senza Pino Daniele. Ma rimane appunto la sua musica, questo è il concetto. La notizia quindi è che lui è, purtroppo se n'è andato, poi andremo a vedere i dettagli, ma quelli contano sinceramente di meno. Andiamo quindi a vedere, per esempio, la rassegna stampa in questi ultimi minuti. Ovviamente, primissima pagina per questa grande tragica notizia. Pino Daniele, 40 anni di musica da jazz con Gem Senese, il Fatto Quotidiano fino agli anni 2000. Canta Quando, sotto lo sguardo video di Pino Daniele, di Quando, dedicata a Troisi, cita il Vesuvio Live. Il mondo della musica piange la scomparsa di Pino Daniele. Insomma, Episcopo in lacrime, era più di un fratello per me. Non lo mettiamo in dubbio. Ricordo che, per esempio, Tullio De Piscopo insieme a, ecco, appunto, Gem Senese, Tony Esposito, Gio Amoruso, Renzo Avitabile, ma anche Ramazzotti, Jovanotti, dopo Giorgia e tanti altri artisti sono stati musicisti che hanno collaborato a stretto giro con lui, a stretto contatto, con soprattutto anche Tullio De Piscopo e Gem Senese nei primi anni. Pino, che è amato da tutti, una persona che compariva poco in TV, ma che lasciava sempre un segno di eleganza, di semplicità e di grande amore per la musica e di grande stima per tutti i suoi colleghi e non solo. Un musicista di poche parole, ma di tanto cuore, ecco, adesso ci sta, è proprio il caso. Non a caso uno degli slogan con cui veniva invitato era l'importante è il sentimento, no? L'importante è il sentimento con questa voce molto, molto alta che lui aveva, molto fina, un po' che ricordava anche quella paragonata spesso a quella di Battisti. Non era tecnicamente un grande cantante, ma trasmetteva tantissime emozioni. E la sua musica, la sua chitarra, la sua penna musicale, la sua mente musicale ha creato delle opere sbalorditive. Un'infinità di canzoni e di dischi li andiamo a vedere, credo sia il modo migliore per ricordarlo, tanto ormai la notizia purtroppo è quella: è morto di infarto a 59 anni, va ad aggiungersi, come dicevamo prima, a tanti altri, ad altro gruppo di cantanti. Anche recentemente morti di infarto, come non ricordare il povero Mango, addirittura morto davanti agli occhi di tutti, davanti alle videocamere, come non ricordare recentemente Joe Cocker, andando indietro Lucio Dalla e anche lo stesso Michael Jackson, morto di infarto anche se sotto effetto di stress e di medicinali. Insomma, le cardiopatie, ricordo, sono qualcosa di serio e che rimane ancora. Le malattie cardiovascolari, la prima causa di morte. Pino, se non erro, aveva già subito degli interventi al cuore, era cardiopatico da parecchi anni e anche proprio questa cardiopatia lo ha penalizzato nella sua carriera musicale e non poco, soprattutto andando avanti con l'età. Andiamo quindi a ricordare il suo debutto negli anni 70, nel 77 con l'album Terra Mia. Con canzoni come Che calore, nel 76, Nata sulle Le Cafè, Napolei, Soppazzo nel 79, Potessi essere allero, Non me scucciare, Sei stoccare nel 80, Tutta nata storia,
nell'82, e questi sono gli album chiave, per esempio, i singoli e gli album chiave, li andiamo a vedere subito, sono per esempio Ferra Mia nel 77, Pino Daniele, Nero a metà, ecco, e Vaimò. Vaimò, ricordo che nell'81 rimase in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia per settimane, anche a sorpresa, perché io stesso mi chiedevo, chi è questo Pino Daniele? Ma come mai Pino Daniele così primo in classifica? Ma com'è possibile? Un musicista che canti in napoletano. Andai a comprare l'album, andai a sentire il disco, innamorato. Innamorato della musica. Con gli amici cantavamo solo quelle canzoni, ma non soltanto in Campania, dove sono originario, ma anche nel Lazio, a Roma e anche a Lombardia, in Piemonte. Insomma, Pino Daniele non era soltanto un musicista napoletano, era un musicista e basta, un musicista che faceva musica che è un linguaggio universale. Il napoletano era la sua lingua di nascita, ma era anche il modo forse più spontaneo per cantare e per trasmettere emozioni. Poi piano piano ha iniziato a cantare anche in italiano, in inglese, con spesso frasi in inglese, insomma, ha iniziato anche a raffinare il suo stile e la sua musica, non perché i primi album non siano all'altezza di quelli venuti dopo, raffinare, anzi, forse anche meglio, sono anche più belli, però insomma, a raffinare, a rendere il suo stile un pochino più curato, meno grezzo, meno istintivo, ma più, diciamo, elaborato. Andiamo a vedere altri album, quindi Vaimò dell'81, Bella Ambriana dell'82, grande successo, poi c'è stata una trasformazione stilistica con un musicante, Ferribot, Bonsoreschi, Zigaguin Love. Nella fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ritorna fortemente alla popolarità nelle classifiche con album come Dio di Benedica, Sottosole, Non in Blues, Mascalzone Latino e Son Amò. Andiamo a vedere per esempio i CD nella fine degli anni 90, abbiamo per esempio nel 95 Io per lei, Se mi vuoi nel 95, abbiamo Che male c'è, Dubbi non ho nel 97, Stare bene a metà nel 97, Amore senza fine nel 98, Neve al sole nel 99, 2001 con Sara, Tempo di cambiare, Mare Luna e nel 2001 Senza te, Lettera e cuore. Altri singoli, per esempio Quando chiove, non dimentichiamo, un notato strepitoso e stupendo anche la canzone Quando, dedicata a Troisi. Ci sono anche delle testimonianze video, per esempio della Rai, in archivio, dove fanno vedere proprio Troisi che parla della canzone Quando con Pino Daniele, in tutto un servizio in cui scherzano sulla genesi di questa canzone. Amore per Napoli, testimoniato non soltanto dal linguaggio usato nelle sue canzoni, ma anche con canzoni come Napulè. Dicevo appunto che molti musicisti e molti ragazzi, quarantenni, non so, proprio osannavano Pino Daniele. Pino Daniele è diventato proprio un riferimento musicale, quello che potremmo dire sono gli One Direction, per esempio, per i ragazzini di oggi. Ovviamente è imparagonabile, Pino Daniele e One Direction sono due cose diverse. Insomma, c'era una osannazione, un'ammirazione come musicale come per pochi. Ha un repertorio vasto, paragonabile a quello di Battisti, di De André e di altri grandi, di Lucio Dalla. Che dire, lascia attoniti, lascia un po' così inaspettata, soltanto 59 anni, e la morte di Pino Daniele. Non si può parlare, muore nella notte nella sua casa a Maremmana, Pino Daniele. Quindi non si capisce, alcune notizie parlavano del Sant'Eugenio, ma forse va un attimo approfondita questa cosa. Il cantante napoletano è morto questa notte intorno alle 2 nella sua casa di campagna a Magliano in Toscana. Quindi la storia del Sant'. Ah no, ecco, no, no, no. Quando si è sentito male, nella notte è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ma dalla Toscana a Magliano, no? Toscana, ad arrivare a Sant'Eugenio, insomma, è un viaggio, insomma, sono centinaia di chilometri, forse con l'elicottero. Vista la fama del paese di Magliano in Toscana, sta diventando in queste ore la meta decisa
di molte troupe televisive da parte della RAI, insieme di altri giornalisti, sono giunti in Maremma per delle testimonianze dell'ultima ora sulla vita del cantante. Questo scrive appunto il Giunco.net, che ci ha quindi chiarito bene la situazione su quello che è successo. Quindi, prende, si è sentito male a Magliano, in Toscana, e successivamente è stato portato d'urgenza. È stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, che si trova all'Eur, comunque si trova Magliano in Toscana. Andiamo a vedere, si trova credo a circa 200, 200, 150, 200 km da Roma. Andiamo a vedere esattamente dove si trova. C'è Magliano Sabina e Magliano in Toscana, credo che siano due paesi diversi. Poi andiamo ad approfondire bene anche questa.